Dopo la nostra visita a Molise Acqua, in cui il commissario Antonio Calisi, a 20 giorni dall'insediamento, dichiara di non avere ancora chiaro l'intero quadro aziendale, il dirigente Dorsi invece, con toni accesi, ci liquida e scappa via, l'ente corre ai ripari e chiede specifiche richieste per rilasciare informazioni. Si dice sconcertato il consigliere Salvatore Ciocca, polemico con l'assessore ai lavori pubblici Pierpaolo Nagni per un accordo di programma quadro definito assolutamente insoddisfacente perché esclude cratere sismico Fortore e l'Alto Molise. In conferenza stampa, l'ormai ex presidente del Consiglio Comunale di Campobasso spiega le motivazioni delle sue dimissioni irrevocabili e ammette un passo indietro per un posto in giunta. In esclusiva Molise TV, gli azzurrini che hanno brillantemente battuto la Lituania portandosi in testa al girone di qualificazione agli europei. Bentrovati con l'ultima edizione del nostro telegiornale. In apertura lo abbiamo sentito anche dai nostri titoli. Torniamo a parlare dell'azienda speciale Molise Acque. Dopo la nostra visita, in cui il commissario Antonio Calise, a 20 giorni dall'insediamento, dichiara di non avere ancora chiaro il quadro della situazione aziendale, il dirigente Dorsi, invece, con toni accesi, ci liquida e scappa via, l'ente corre ai ripari e chiede specifiche richieste per rilasciare informazioni. Servizio. Un attentato terroristico senza precedenti, quello avvenuto lo scorso venerdì a Parigi, che ha scaturito paura e terrore in tutto il mondo. Per placare questo stato di disordine emergente sono stati intensificati i controlli e sicurezza anche in Molise, in particolare nell'azienda speciale Molise Acque. L'azienda regionale, infatti, è caratterizzata da un'infinita storia in cui si susseguono nomi e fatti a cui non si riesce a dare ancora una risposta. Il governo Frattura, dopo aver liquidato il direttore Piero Neri e licenziato il consiglio di amministrazione, pare sia consenziente ad una dirigenza fatta di commissari, a cui spetterebbe invece un titolo temporaneo. Da Sergio Di Vico si è passati a Mauro Di Mirko e adesso è la volta di Antonio Calise, a cui siamo andati a chiedere informazioni sulla mancata concessione alla derivazione dell'acqua del Biferno e delucidazioni sulle dinamiche di affidamento servizi a società private come la PA Digitale Adriatica. Quello che noi vorremmo sapere, perché già da un po' di giorni che ci stiamo occupando della vicenda sulla presunta assenza di autorizzazioni alla derivazione dell'acqua, quella del è una Biferno. questione di cui non so ancora niente, perché sono qui da 25 giorni, le realtà di questo ente sono molto variegate, per cui prima di acquisire informazioni adeguate non posso darvi nessun riscontro. Ma lei conosceva già questo No, argomento? no, so che voi andate alla ricerca di questo argomento, ma non so altro. Ma se ne magari ha già chiesto, No, magari. perché l'ho saputo stamattina, tra l'altro, dal personale di portineria, quindi Quindi, ma avrà modo di occuparsene? chiederò all'ingegnere Dorsi di spiegarmi di cosa si tratta. Quindi possiamo poi magari ritornare e così ne discutiamo. Vediamo, vediamo. Microfoni, niente telecamere. Ah, sì, te l'ho detto Ingegnere, come ho dice. Poi riferito ai dopo, signori. niente Devo microfoni, riferire. niente telecamere. Perché si inquieta così tanto? Lei riveste un ruolo pubblico, le devo. Sto dicendo, niente Sì, non si microfoni. deve innanzitutto No, scaldare, e quindi io le ho chiesto abbassiamo una i cosa. toni perché io non sto ancora, non le sto chiedendo ancora nulla. Perché? Ma perché scappate? L'unica risposta ricevuta da Molise Acque è un comunicato in cui si legge: a seguito delle ulteriori ed improvvise presenze presso la nostra sede dei vostri giornalisti e cameraman, si conferma che i nostri uffici sono aperti al pubblico negli orari previsti. Come possiamo vedere sul sito dell'azienda pubblica, l'orario di apertura previsto per la stessa è il lunedì e il mercoledì, e dalle 9 alle 12 la nostra troupe è andata a chiedere informazioni alle 11:30 della giornata di ieri. Si continua inoltre a leggere nella nota di Molise Acque che, qualora si volesse procedere a interviste con o senza riprese, è necessario far precedere l'accesso degli operatori e giornalisti da specifica richiesta contenente l'oggetto dell'intervista che si intende proporre. Con detto anticipo, così Molise TV ha già provveduto a inoltrare la lettera all'azienda pubblica per chiedere un'intervista. Torniamo a parlare di viabilità e in particolare del secondo accordo di programma quadro sottoscritto dal governo regionale. Ad insorgere il presidente della terza commissione consiliare Salvatore Ciocca, polemico nei confronti dell'assessore Pierpaolo Nanni. Sentiamolo.
È polemica sulla viabilità e sugli interventi previsti nel secondo accordo di programma sottoscritto solo qualche giorno fa. A mettere sul banco degli imputati l'assessore ai lavori pubblici Pierpaolo Nagni, il presidente della terza commissione consiliare Salvatore Ciocca, che ha lamentato l'esclusione di alcune zone che necessiterebbero invece, secondo il consigliere regionale delegato alla ricostruzione, di maggiori investimenti. Un accordo di programma quadro che mi lascia sconcertato, scrive Ciocca in una nota stampa. Mi lascia sconcertato perché di fatto va a negare viabilità corrente a grandi centri, grandi aree della regione Molise che sembrano lasciate un po' marginali, ed in particolare l'area del Matese, l'area dell'Alto Molise, il Fortore e soprattutto anche l'area del cratere. Inutile che rifacciamo la ricostruzione se poi non garantiamo il collegamento tra i comuni. L'ho detto sempre anche a Nagni, lo dico ancora adesso, prevedere 15 milioni per il tunnel di Termoli, con tutto il rispetto per quello che può essere un'opera buona, non lo so, non la conosco nei particolari, ma mi dicono che anche lì ci sarebbero delle perplessità da un punto di vista proprio statico, da un punto di vista proprio di deturpamento dell'area. Insomma, 15 milioni di euro ce ne avremmo sistemati di strade, di ponti. Tanto per restare in tema, nella zona di Casa Calenda gridano vendette quei viadotti che sono in mezzo ai campi senza collegamenti. Cioè, perché iniziare delle strutture e poi non ultimarle? Perché non rendere funzionale quello che c'è? Perché fare la rotonda di Campo di Pietra anche lì, quando giù abbiamo la fondovalle del Tappino che tra poco non si passa? Io manterrò fede a quello che ho detto. Una tranche di Molise che non potrà più essere collegata a momenti con la Puglia. Io manderò la promessa, manderò le carte, ho dato un mese di tempo per risolvere la questione. Anche lì scriverò ai prefetti, se occorre comunicherò alla procura, perché l'ANAS non può venirci a dire noi siamo responsabili della strada, il resto ci pensate voi, o viceversa in un palleggio eterno. Ma questo è semplicemente un esempio. E poi adesso andiamo a fare la rotonda, prevediamo 600.000 euro circa per la rotonda di Campo di Pietro, che potrebbe aspettare un po', ripristiniamo prima quello che è necessario. Ecco perché a mio parere bisognava fare diversamente. È mancato un ascolto dei territori, e anche allora quando qualcuno come me ha detto attenzione, vediamo le priorità, stabiliamo le priorità, tutto questo non è avvenuto. Sono amareggiato, non è un discorso politico ma molto più tecnico. Le scelte vanno condivise e vanno fatte con la certezza che si fa del bene, perché altrimenti può diventare altro. Ecco, in questo caso che cosa è andato storto nella comunicazione tra lei e l'assessore Nagni? Come si dice in politica, i panni sporchi si lavano in casa, invece in questo caso il dissenso passa anche attraverso comunicati ai media. Ma io mi aspettavo che Pierpaolo Nagni lunedì ci dicesse qualcosa del genere, l'ho appreso, stavo anche fuori Molise, l'ho appreso il giorno dopo dai giornali. Ben fatto che ci siano APQ accordi di programma, ben fatto che ci siano delle somme importanti da mettere a disposizione, ma un po' di concertazione non farebbe male a nessuno. Tra l'altro l'avevamo chiesto circa un anno fa, fu anche presentata una mozione poi ritirata in consiglio regionale perché avevamo avuto delle garanzie. A questo punto devo dire che queste garanzie non sono state rispettate. Clima teso in maggioranza, dove il consigliere Ciocca dichiara di voler restare, facendo un'opposizione più dura anche degli stessi consiglieri di minoranza. Io spero, nonostante tutto, di poter rivedere le cose nuovamente e non si venisse a dire che non è possibile. Sappiamo come funzionano. Le priorità possono sopravvenire e quindi in questo caso bisogna rivedere le cose fatte in un certo modo. Credo che anche un accordo di programma possa essere rimodulato qualora ce ne siano i motivi. Per la conformazione idrogeologica del Molise, per le vicende ultime di alluvioni, smottamenti e quant'altro, dobbiamo andare noi dietro al territorio e non viceversa fossilizzarci su cose del passato perché probabilmente sono superate da eventi nuovi. E questo è quello che io chiedo, una rivisitazione precisa, chiara e anche una riconsiderazione di utilizzo migliore delle risorse. Anche il consigliere regionale Michele Iorio dimostra di essere in netto contrasto con l'atto di programmazione del centro-sinistra che lui stesso definisce come il peggiore mai visto. Il centro-sinistra ha cancellato per ora la possibilità di far partire il cantiere dell'autostrada prendendo una metropolitana leggera a Campobasso e un buco, un trasforo per la viabilità cittadina a Termoli. Si legge nella nota dell'ex governatore del Molise. Questo sarebbe ciò che piace all'attuale
governanti, un Molise piccolo piccolo in cui l'azione di governo non solo ritarda ciò che c'era da fare, ma si autoelogia e non aggiunge nessun euro da portare alla nostra regione, al di là di quei finanziamenti ottenuti dal centrodestra. Termina così la nota di Michele Iorio. Restiamo in tema perché l'indagato eccellente dell'inchiesta Open Gates, Michele Iorio per l'appunto, è stato assolto insieme all'ex presidente del COSIB di Termoli, Antonio Del Torto, e ad altri tre funzionari. Il fatto non sussiste, questa è la sentenza pronunciata dai giudici del Tribunale di Campobasso. Il servizio. Assolti perché il fatto non sussiste, questa è la sentenza pronunciata nella tarda serata di ieri dai giudici del Tribunale di Campobasso sull'inchiesta relativa al secondo filone di Open Gates. Sono stati giudicati non colpevoli quindi Antonio Del Torto, ex presidente del COSIB di Termoli, Michele Iorio, per oltre 10 anni governatore del Molise, e i funzionari Vittorio Abiuso, Franco Di Michele e Michele Perrino, accusati di corruzione, falso ideologico e abuso d'ufficio. Arriva così a sentenza di primo grado la seconda tranche di una delle inchieste che più avevano fatto scalpore negli ultimi anni in Basso Molise. Tutto era cominciato il 6 dicembre del 2010, quando i carabinieri del nucleo operativo ambientale di Campobasso avevano fatto scattare le manette per 7 persone. L'indagato eccellente era Michele Iorio, che governava il Molise da quasi un decennio. Secondo la procura di Larino, Del Torto, con la sua società privata, avrebbe smaltito fanghi nocivi e comunque non idonei su alcuni terreni basso molisani di agricoltori. L'inchiesta venne poi divisa in 3 tronconi, quella di ieri è la seconda arrivata a sentenza dopo quella di condanna a Larino ai danni di Del Torto e di Di Falco. Michele Iorio assolto per il reato di abuso d'ufficio. L'accusa sosteneva infatti che l'attuale consigliere regionale avesse legalmente nominato commissario straordinario del COSIB Antonio Del Torto, in accordo con lo stesso ex numero uno del consorzio. Ieri ha reso anche delle dichiarazioni spontanee prima della sentenza, rivendicando la legittimità della nomina. Arturo Messere ha così commentato le parole del suo assistito: l'obiettivo primario di Michele Iorio è stato sempre quello dell'interesse pubblico, quello di far funzionare la pubblica amministrazione, e lo ha fatto anche in questa occasione. 2 persone arrestate e 2 denunciate a piede libero. Questo è il bilancio dell'ultima operazione eseguita dai carabinieri di Isernia per contrastare reati di particolare allarme sociale come lo spaccio di sostanze stupefacenti, i furti ed altri reati contro la persona e il patrimonio. Il primo a finire in manette è un 30enne di Isernia, già con a carico precedenti per reati in materia di droga, furto in abitazione, estorsione e porto illegale di armi. Il secondo arrestato invece è stato eseguito a Cantalupo nel Sannio, dove i militari della locale stazione hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di detenzione domiciliare del 35enne del luogo, anch'egli con a carico precedenti di reato in materia di droga, furto in abitazione e attività commerciali. Del reato di minaccia aggravata dovranno invece rispondere 2 persone, il primo un 23enne di origine afghana, ospite in una struttura di accoglienza, e un 40enne di Isernino denunciato per minacce nei confronti di una donna sua conoscente. Cambiamo argomento, l'ormai ex presidente del Consiglio Comunale di Campobasso Sabino Iafigliola ha spiegato in conferenza stampa le motivazioni delle sue dimissioni protocollate ieri. Dietro la decisione, come da noi già anticipato, si nasconde un'architettura politica confermata dallo stesso Iafigliola. Il servizio. Dopo le dimissioni protocollate ieri, arrivate a poco più di un anno dalla sua elezione a presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, Sabino Iafigliola non torna indietro e spiega in conferenza stampa le motivazioni che l'hanno portato a compiere questa scelta. Dopo una lunga riflessione ho deciso di dimettermi da presidente del Consiglio Comunale, carica che ho svolto in maniera equilibrata ed in maniera austera. Infatti sono stato l'unico a dimezzarsi l'indennità di funzione.
pensione, infatti svolgevo il ruolo di presidente con 500 euro al mese. Ho avuto tante difficoltà anche a livello logistico, avendo un ufficio di presidenza sguarnito e anche una segreteria generale, infatti non da ultimo il segretario se n'è andato per, diciamo, per problemi tecnici con il sindaco. Nonostante tutto ciò io non ho avuto il giusto riconoscimento, il giusto supporto da parte del sindaco e di qualche consigliere di maggioranza. Infatti gli attestati di stima per il mio lavoro sono stati sempre fatti dai gruppi di minoranza. Io non sono uno legato alla poltrona, così ho deciso di fare il passo indietro. Sotto accusa un certo modo di fare, ha puntualizzato Iafigliola, che contrasta con quelli che sono i dettami di una sana e corretta gestione della cosa pubblica. Dimostrazione di stima solo dalle opposizioni, nessun sostegno dalla maggioranza, ha continuato l'ex presidente del Consiglio, una maggioranza dove però intende restare. Un passo indietro il suo, ad ogni modo condizionato da un altro obiettivo, da noi anticipato già ieri, ovvero un posto in Giunta. A contendersi così una poltrona nell'esecutivo Battista, Sabino Iafigliola e Pasquale Colarusso. Un nuovo disegno politico, quello tracciato dai popolari, che potrebbe aprire le porte a Federico Sarli, l'uomo della lista gradito a Vincenzo Niro. Da indiscrezioni sembrerebbe che il partito ambisca ad un posto in Giunta. Ovviamente al partito dove siamo stati eletti io e il consigliere Colarusso spetta la giusta considerazione, quindi se non è la presidenza del consiglio sarà l'assessorato. Quindi io non ne faccio una questione di poltrone, perché io vedo la politica in maniera diversa, per il fare l'amministratore, chiedo scusa, per il bene comune. Dal comune di Campobasso passiamo a quello di Termoli, dove è stato pubblicato l'avviso per la selezione pubblica del dirigente lavori pubblici manutenzioni, incarico precedentemente svolto da Matteo Caruso e ora pro tempore a Livio Mandrile. Le domande dovranno pervenire fino entro il 3 dicembre. La selezione avverrà mediante esame comparativo di curricula ed eventuale colloquio ed è aperta anche ai dipendenti interni alla struttura comunale. Cambiamo argomento, si è tenuto un summit in prefettura tra le forze dell'ordine e rappresentanti delle diocesi di Campobasso, Termoli e Trivento per programmare le operazioni di sicurezza in vista delle iniziative legate al Giubileo della Misericordia che inizierà il prossimo 13 dicembre. Il servizio. Allerta alta anche in Molise dopo gli attacchi terroristici del 13 novembre a Parigi per l'imminente giubileo straordinario che inizierà il 13 dicembre prossimo e che vedrà coinvolta direttamente anche la nostra regione. Proprio per questo si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, coinvolgendo i responsabili provinciali delle forze di polizia, alla presenza anche dei referenti diocesani che hanno presentato le iniziative delle diocesi di Campobasso Boiano, Termoli Larino e Trivento per il giubileo straordinario della Misericordia, che a livello locale avrà inizio con l'apertura della Porta Santa presso le cattedrali per concludersi il 20 novembre 2016. Le forze di polizia sono fin da ora impegnate ad assicurare il sereno svolgimento degli eventi e le attività in programma, con l'adozione delle necessarie misure di sicurezza anche in relazione al potenziale rischio terroristico e drammaticamente confermato dagli ultimi episodi criminali avvenuti in Francia. Insomma, il rischio che possa accadere qualcosa di spiacevole c'è, seppur remoto. Meglio quindi prestare la massima attenzione, sebbene senza creare inutili allarmismi. Apriamo la nostra pagina sportiva con la nazionale Under 21 di calcio che ha brillantemente battuto la Lituania. Molise TV in esclusiva ha seguito il match. Sentiamo le interviste realizzate post gara. Una strepitosa Italia Under 21 ritrova la vittoria in casa contro la Lituania dopo l'1-1 di Novi Sad contro la Serbia. Due gol in avvio da parte dell'attaccante del Sassuolo e del centrocampista del Torino spianano la strada agli azzurrini, che si portano in testa al girone. Soddisfatti i giocatori a fine gara. Uno sguardo alla nazionale maggiore, ogni tanto ci pensi? Ma sicuramente fa piacere essere accostato alla nazionale maggiore, però io penso a lavorare
con la Fiorentina e con l'Under 21 per adesso, poi se arriverà una chiamata sarò più che orgoglioso. Abbiamo visto il tuo presidente Sebastiani in tribuna che gongolava per la tua prestazione di oggi, ma lui spera che le prossime gare col Pescara le faccia altrettanto molto bene. Sì, spero anch'io di fare prestazioni determinanti per il Pescara e fa piacere la presenza del presidente a vedere la partita. Il primo gol già al secondo minuto con l'attaccante Domenico Berardi che commenta con soddisfazione la sua prestazione. Ma sì, oggi la palla scendeva bene, fortuna l'ho presa bene e ho fatto un gran gol. Un vero trascinatore del gruppo, Berardi pronto a fare tanto per la maglia azzurra. Ma sicuramente, qui c'ho un grande gruppo e mi trovo abbastanza bene qui in Under 21 e sicuramente sogno anche di andare dall'altra parte, vedremo come ho detto prima cosa succederà a marzo. Mister Conte, l'hai sentito questa settimana? No, assolutamente no. E dalla nazionale Under 21 al campionato di Serie D, a commentare ai nostri microfoni l'ultimo pareggio con il Monticelli, il centrocampista Francesco Cianci. Sentiamolo. Cianci, è cambiato l'allenatore, per te qualche minuto in più ti dà più fiducia nel proseguo? Ma sicuramente sì, rispetto a prima che mi sa che il campo lo vedevo col binocolo. Però è stata una partita un po', diciamo, anche gli episodi non hanno girato per noi, perché secondo me il gol di Valentino almeno era in linea, secondo me a mio avviso c'era, anzi stava risultando, poi le immagini chiariranno meglio. È stata una partita, come ho già detto, un po' c'è un po' a sfavore, sicuramente dobbiamo stringerci di più perché è un momento difficile per noi, meritiamo di più, il gruppo c'è. L'importante è rimboccarsi le mani, avere la testa sulle spalle e andare avanti. Ecco, lo dico io, tu sei più offensivo, quindi questo ha un po' peggiorato la situazione visto quello che c'è là davanti del campo basso, anche perché se andiamo a confrontare gli altri under non è che poi sono molto più bravi di te, però sono più difensivi rispetto a te. Ma sicuramente, dico la verità, io quest'anno ho iniziato la preparazione da esterno basso, cioè da terzino destro o terzino sinistro. Mi sono trovato non bene, benissimo, ho fatto veramente, secondo me, può essere il mio ruolo quello. Però giustamente il mister oggi mi ha chiamato in causa come esterno offensivo e dove mi chiama in causa il mister io cerco di dare tutto. Questo. La Campobassano sei quello che ci resta un po' di... Sicuramente, perché io per me il Campobasso è tutto, già, cioè, pure quando ero bambino non mi perdevo una partita, sono sempre stato attaccato a questa città, anche quando ero fuori seguivo sempre il Campobasso, è normale, ci rimango doppiamente male, però il momento è difficile, dobbiamo stringerci perché secondo me abbiamo tutte le carte in regola per fare un bel girone di ritorno, un bel campionato e risalire la classifica. A Fano ti aspetti di essere titolare? Ma questo aspetta il mister, io cerco di dare tutto in allenamento, poi il mister farà le sue scelte. E dal Campobasso passiamo alle altre squadre del campionato di Serie D. Vittoria 4-2 sull'Avezzano per il Fano, squadra che affronterà i rossoblù di mister Favo nella 13ª partita di campionato. Il servizio. Un pomeriggio che avrebbe dovuto essere di festa si è trasformato in un pomeriggio di tristezza per diversi motivi. Contro il Fano era stata indetta la giornata bianco-verde, ma alla fine a festeggiare è stata solo la squadra marchigiana, bravissima ad approfittare di ogni minimo errore commesso dai marsicani, ai quali continua a mancare peso specifico in attacco, soprattutto dopo l'infortunio a Moro e alla progressiva perdita di Alessio Di Massimo, che nell'ultimo mese è apparso un lontanissimo parente di quel campione che la Juventus si è abilmente assicurato. La cronaca si apre con un cross di Gabriele Puglia dal fondo per Bisegna, che in corsa lascia partire un destro al volo che finisce alto sulla traversa. Passano 5 minuti e l'azione si ripete ma a ruoli invertiti, con Bisegna a suggerire e Puglia a cercare di colpire, ma un avversario lo sbilancia e tutto svanisce. Poi seguono alcuni minuti giocati in prevalenza a metà campo, fino al 37esimo, quando si innesca una bella combinazione che vede Di Genova fare la sponda perfetta per Puglia, che entra in area e in diagonale fa secco l'incolpevole Ginestra. Nella ripresa accade qualcosa di imprevisto che porta i padroni di casa a giocare senza la giusta grinta e il Fano ne approfitta a piene mani. Al quinto minuto c'è un tiro di Chiacchiarelli deviato in angolo da Davino con qualche difficoltà. Sulla battuta del corner gli ospiti pareggiano con Sassaroli, lasciato colpevolmente solo di spingere in porta un pallone dall'interno dell'area piccola, e da questo momento per i marsicani inizia una pericolosa discesa.
L'attesa reazione non c'è e al tredicesimo il Fano raddoppia con un pallone che sembra gettato in avanti senza guardare a chi, ma Sivilla raccoglie, controlla, rientra sul destro e insacca sul primo palo con Davino che resta a guardare. È ancora lo scatenato Sivilla a raccogliere un pallone sulla sinistra, tornare indietro ed accentrarsi fin sul dischetto del rigore per lasciar partire poi il destro che si insacca senza possibilità di appello. L'Avezzano è sulle ginocchia e non trova la forza di reagire. Al 34esimo Sivilla, un incubo per i biancoverdi, parte in posizione sospetta, percorre 30 metri di corsa e infila tra palo e portiere sul tentativo di uscita di Davino. 4-1 e partita finita. Al 42esimo la rosa accorcia le distanze, mettendo in rete da posizione molto defilata dopo aver saltato anche il portiere in disperata uscita. A fine partita vengono estratte a sorte le due maglie numero 11 con il nome di Alessio Di Massimo, ma tra lo sconcerto generale si viene a sapere che Di Massimo si è rifiutato sia di consegnare i due trofei messi in palio dalla società che di autografarli come da programma. Stessa cosa per le interviste. Di lui si sono perse le tracce al momento della sostituzione, ma tra i tifosi che escono delusi dallo stadio, la delusione maggiore è sicuramente per la sconfitta della loro squadra. Da domani Di Massimo cambierà vita e per lui sarà tutto più bello e più gratificante. Auguri ragazzo e buona fortuna per il tuo futuro. E con questo è veramente tutto, grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV, vi lascio al meteo e vi auguro una buona notte, arrivederci. Il meteo è offerto da... Da Gran Risparmio scoprirai la qualità e la freschezza dei prodotti scelti con cura per te. Inoltre troverai in esclusiva i detersivi alla spina, ecologici e convenienti. Da Gran Risparmio risparmi tu e risparmia l'ambiente. A Corso Bucci 54 a Campobasso. Previsioni del tempo per venerdì 20 novembre. Dopo una mattinata ancora all'insegna di foschie, dense o nebbie, si avranno maggiori schiarite al pomeriggio. Tendenza tuttavia a graduale peggioramento da ovest tra la serata e la notte, con piogge sui rilievi molisani. Ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali con mari tendenti a mossi entro fine giornata. Temperature in lieve aumento, sia nei valori massimi che nei minimi, ancora piuttosto miti nelle ore diurne. Campobasso minima 7, massima 15 gradi, Isernia minima 9, massima 17 gradi, Termoli minima 14, massima 19 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha consegna, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa, spendi e risparmi conviene! Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.